oggi ci troviamo all'interno della casa di reclusione di Brucoli in occasione dell'attribuzione dei brevetti di apnea ai detenuti che hanno partecipato a un corso abbastanza lungo appunto di apnea. Sono in compagnia del direttore Antonio Gerardi che diciamo oggi ha avuto una grande soddisfazione nel vedere terminare appunto questo corso. Direttore, cosa ha voluto rappresentare questo corso nel percorso formativo di questi ragazzi? Io intanto devo dire che è un'idea che è nata strada facendo. Nessuno di noi all'inizio pensava di fare un corso con una piscina. L'idea è nata da Patrizia Maiorca come corso di apnea, prima a secco perché mai pensavamo di poter mettere una piscina in carcere, ed era un corso basato sulla respirazione, sul controllo delle emozioni, sul sentire il corpo, che già era tanto. Poi si è, come dire, materializzata questa piscina e noi abbiamo immagini bellissime, immagini che io ho nella mente di queste persone che nuotano, mai avrebbero pensato di poterlo fare in carcere, e questa attività è andata avanti, ma al di là dell'aspetto ricreativo certamente bello è questo di appropriarsi di sensazioni che in carcere sembrava impossibile poter vivere, e tutto basato sul controllo dello stress, delle emozioni e nel riappropriarsi appunto di ciò che il carcere insomma toglie, ma non dovrebbe togliere, perché la pena dovrebbe essere soltanto privazione della libertà, cioè privazione della possibilità di varcare il cancello, non altro. Certo, infatti diventa importante anche poi l'incontro con il pubblico in queste occasioni in cui c'è la possibilità appunto di un incontro con qualcuno che viene proprio da fuori, dalla casa, giusto? Sì, noi creiamo tanti di questi momenti. Le persone che entrano in questo carcere sono non centinaia, qualche migliaio. Favoriamo l'ingresso di tante persone e in tanti momenti della vita dell'istituto. Uno fra questi, mi piace ricordarlo, l'ingresso di studenti che noi facciamo entrare, facciamo conoscere questa realtà e portiamo non soltanto in questo teatro che fa parte dell'istituto, ma è ovviamente la parte più bella, portiamo all'interno delle sezioni e abbiamo fatto vedere a tanti studenti cos'è la cella e cos'è quindi la pena e la detenzione. Quindi diventa educazione sia all'interno che per chi sta all'esterno. È un momento educativo anche per chi viene dall'esterno. Grazie direttore, grazie per le sue parole e soprattutto per tutto quello che porta avanti e i progetti che porta avanti in questa casa di reclusione. Qui da Rassegna Metropolitana è tutto, Jessica Bellisti, arrivederci.